Prova del fuoco per la Val di Sangro relegata nei bassi fondi e a secco di vittorie da tempo immemorabile. I biancazzurri del presidente Rucci sono chiamati ad una prova di orgoglio e dovranno sfoderare tutto il potenziale a disposizione per riuscire a contrastare la corazzata Nicola Galante Casalbordino tornata a correre dopo qualche piccolo incidente di percorso. I padroni di casa sono con l'acqua alla gola, ma non vogliono gettare la spugna, confidando eventualmente anche con il cosiddetto mercato di riparazione. I ragazzi del patron Santoro non sono. Propensi ai sentimentalismi e chiedono senza indugi lascia passare per riportare a casa il bottino pieno e avvicinarsi alla vetta, confidando ovviamente in un concomitante scivolone della battistrada Virtus Cupello. E a proposito dell'avvio del cosiddetto mercato invernale di riparazione, la squadra casalese presenta due novità in panchina Monaca e Pizzi che, per uno strano scherzo del calendario, provengono proprio dalla Val di Sangro. La gara rischia di iniziare subito con un brutto dispiacere per la squadra di casa e il 10 Infatti, quando sul diagonale di Bonacci si non trattiene. La sfera si spegne in fondo al sacco, ma c'è la segnalazione dell'assistente di linea che ravvisa una posizione irregolare di un calciatore ospite e invalida la segnatura. Qualche brivido di troppo lo crea anche D'Amico che al 33 non è irreprensibile nella presa, ma anche Pili è poco reattivo e non approfitta dell'inattesa occasione propizia. Si torna sull'altro versante e il 37 quando la Caparbia iniziativa dalla sinistra di Bonacci. In apprensione il pacchetto arretrato biancazzurro. azzurro. La sfera rimane in area e arriva dalle parti di Della Penna che prova la battuta di prima intenzione. Sfera che si spegne a fondo campo. I Sangrini si rivedono al 39 con lo scatto di Pierluigi Dorazio che prova a sorprendere D'Amico in uscita, non ci riesce. Poi la sfera arriva dalle parti di Lafsai che dalla distanza non inquadra lo specchio della porta. Al 44 arriva l'episodio destinato a segnare le sorti della sfida. Sul tiro dalla bandierina di Rambo. Sanchez-Serrapica-Smanaccia, il pallone rimane in gioco: c'è il traversone di Bonasia per il collega di reparto Cardinale. I due centrali risolvono con il colpo di testa vincente del numero 5 giallorosso. Si va dunque a riposo col vantaggio prezioso del Nicola galante Casalbordino ma con la Val di Sangro che può ancora sperare visto il vantaggio risicato della truppa del patron Santoro. Giallo-Rossi che ripartono in avanti e al terzo sfiorano il bisco con il temibile piazzato di Bonasia che sfiora il palo alla sinistra di Serrapica. Nel periodo a cavallo della mezz'ora la Val di Sangro vive un buon momento con diverse opportunità che però non riescono a scalfire la porta a casalese. Al ventitreesimo l'estremo ospite è protagonista di un intervento decisivo per sventare a lato il diagonale dal vertice d'area di Malvone. Al trentaduesimo occasionissima, quella più nitida della gara per i ragazzi. Grazie di Mister Di Toro, gran sventola dalla distanza di Tucci e sfera che si infrange sul legno alla sinistra di D'Amico. Un minuto dopo l'Afsai regala un prezioso suggerimento dal fondo per Pierluigi D'Orazio, appostato a ridosso del secondo palo, che spedisce clamorosamente al lato. Saranno gli ultimi colpi della truppa sangrina che al 39 rischia di subire il raddoppio della compagine casalese. In questo frangente il tiro di prima intenzione di Capitan della Pena che interviene su uno spiovente dalla bandierina va a pareggiare il conto dei legni ma il risultato finale è comunque favorevole ai suoi tre punti importanti per i discorsi d'alta quota per la truppa di mister Borrelli classifica che piange ancora di più per la val di sangro chiamata ad una poderosa inversione di rotta per evitare dispiaceri irreversibili siamo con il mister di tour della val di sangro mister purtroppo oggi tante occasioni attraversa comprese che purtroppo non sono riuscite a portare diciamo, il risultato? Sì, ormai sono 3-4 partite che giochiamo molto bene, che abbiamo trovato la giusta quadratura. Nelle ultime due partite abbiamo forse creato tantissime occasioni da gol, ma sia a Villa dove ci è stata negata la vittoria, un po' per demerdi nostri, un po' per un errore arbitrale clamor clamoroso che non sto qui a raccontare. Oggi abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione. Che quest'anno non gira come, come dovrebbe, perché io penso che una partita del genere almeno, almeno il pareggio era il risultato più giusto. Potevamo pareggiare sia con la punizione di, di Tucci, sia poi con il colpo di testa di, eh, di Pierluigi, Dorazio. Eh, purtroppo il risultato ci penalizza ancora. La prestazione, no. E... E quindi si riparte sempre da quella, anche se ormai lo diciamo da 3-4 partite. Però finché c'è la prestazione io penso che non sempre si possa, si possa perdere. Siamo con il presidente del Casalbordino, eh, quello di oggi un, un ottimo risultato, presidente. E sofferto anche perché loro comunque eh, si sono saputi difendere, hanno preso anche una traversa, quindi... però comunque un buon risultato e complimenti. Grazie mille, sì, abbiamo affrontato la Val di Sangro che è una squadra viva che ha venduto cara alla pelle e faccio complimenti ai ragazzi della Val di Sangro perché hanno fatto una grandissima partita hanno resistito durante il primo tempo e poi hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo nel secondo tempo e ovviamente il campo di oggi dopo le piogge abbondanti dei giorni scorsi era veramente ridotto in condizioni eh, quasi di, di, di scarsa giocabilità quindi nel primo tempo abbiamo potuto giocare a calcio nel secondo tempo tempo invece poi è diventato una sorta di duello fisico uno contro uno, ma non per colpa delle due squadre, ma proprio del terreno di gioco che veramente non ci ha permesso di poter esprimere il miglior calcio che conosciamo noi anche la Val di Sangro.